tutti al nord, perché sono quelli che si sono presi in faccia quel treno ad alta velocità. Ma il treno è partito da là e sta venendo da noi. E se ci facciamo trovare con i denti così, con la bocca così, ce lo prendiamo noi nei denti e i nostri connotati, ebbene risentiranno. È certo questo. E allora potete dirmi quello che volete. Vedete, prendere delle decisioni. A volte si prendono delle decisioni, amministrare una città significa prendere sempre delle decisioni e significa qualsiasi decisione tu prendi scontentare qualcuno. Questo è sempre. Ne ero certo fin dal primo giorno e ne sono ancora convinto. Però non avrei mai immaginato di dover prendere delle decisioni che potessero influire sulla vita delle persone, sulla vita, non sulla qualità della vita, ma sulla vita in senso stretto delle persone. Ebbene, il destino ha voluto che io dovessi decidere anche su questo. Credetemi, non sono decisioni facili. Perché sei pienamente consapevole che ci sono aspettative anche sulla qualità della vita. Però per chi le deve prendere non è semplice. Non è facile dire ok, perfetto, molti quelli che mi stanno chiedendo da questa mattina, ma riaprirai la villa e i parchi? Vi posso dire una cosa, non ho alcuna voglia di riaprire la villa e i parchi. Ci sarà la possibilità di andare fuori a fare attività fisica? Perfetto, andate nelle campagne. Vi fate lo stesso l'attività fisica, la cosa che vi rilassa, che non vi stressa. Vi prego di farlo con le dovute precauzioni e distanze, ma io la villa la voglio evitare, perché lì si possono creare gli assembramenti, perché è inevitabile che ci si trova in gruppi, perché è inevitabile che è difficile da controllare. Anche perché, attenzione, la norma cos'è che prevede? Che ci debba essere il contingentamento, cioè significa che devi fare un calcolo sul numero delle persone giuste che ci possono stare, agli ingressi devi mettere delle persone, non devono far entrare più di quel numero di persone, far entrare gli altri soltanto dopo che escono gli altri. Immaginate, insomma, non è una cosa. E poi ci vogliono quelli là che stanno al centro, in giro, a verificare che quelle distanze vengono, come dire, mantenute. È impossibile una roba del genere. I parchi, io vi chiedo scusa. Vedete, vi chiedo scusa veramente, ma io devo cercare di tutelare la vostra salute. È il mio compito. È la mia responsabilità e io la voglio svolgere nel miglior modo possibile, nel modo più responsabile possibile. Certo, ho detto che riaprirò il cimitero dal lunedì al venerdì, attenzione, non certo per tutta la giornata, quindi non mattina e pomeriggio, ma per dare la possibilità di andare a salutare i nostri cari che sono lì e di cui avvertiamo una mancanza terribile. E vi capisco, Dio sa se vi capisco, però lì ci sono degli spazi importanti, non si va tutti nello stesso posto e anche lì bisognerà fare attenzione e di certo non si potrà entrare 100 persone per volta, ma voglio mantenere la stessa attenzione che è stata mantenuta fino ad adesso. A me sarebbe piaciuto, ad esempio, che, vedete, nel DPCM di ieri
Non nego che mi ha fatto piacere quando a un certo punto è stato demandato ai sindaci l'apertura o la chiusura di questi spazi. Mi sarebbe piaciuto che si fosse andati anche oltre. Così non è stato, perché sbaglia chi dice adesso i sindaci possono fare quello che vogliono. Evidentemente non si è capito granché di quello che si è detto. Su alcune cose, solo su alcune cose possono decidere i sindaci, su altre assolutamente no. Resta quel divieto, lo hanno specificato solo per alcune cose. A me invece sarebbe piaciuto intervenire in maniera, come dire, più puntuale, perché ripeto, rivendico assolutamente il fatto di aver chiuso il mercato con molto anticipo rispetto a quanto fatto a livello nazionale, ma anche vale lo stesso per i parchi e per la villa, molto prima. E nessuno ci può dire cosa sarebbe successo se non avessimo adottato queste misure insieme a tutte le altre. Attenzione, la chiusura dei negozi anticipata, a mio avviso, ha prodotto benefici enormi, perché invece di procrastinarsi la gente in strada, che dite fino alle 20:30 o 21, beh, fino alle 18:30, perché un attimo dopo non c'era più nessuno. E ripeto, non lo dico io, lo dicono i dati. I dati, quelli sono incontrovertibili. Ora vi prego, vi scongiuro, trovate voi il termine più adeguato da mettermi in bocca per pregare voi. Dobbiamo mantenere l'attenzione ancora più alta di prima. Io non ho alcuna voglia di farmi portare, come dire, in maniera naturale, dove decidono, che ne so, i giornali nazionali magari, perché ti danno adesso tutti i numeri splendidi positivi. Da noi non sono numeri splendidi positivi, da noi i numeri ancora non ci stanno, da noi i numeri stanno ancora nascosti, da noi i numeri brutti devono ancora arrivare. L'unica cosa che ci può evitare numeri brutti è un nostro sano comportamento. Perché se quel bastardo comincia in maniera incessante a contagiare persone, non lo fermi più. E lo stiamo vedendo al nord, Bergamo, Milano, sono state una strage. Non è un film quello di Bergamo. Quei camion che portavano salme perché non c'erano spazi all'interno del cimitero di Bergamo, non è la scena di un film, è la realtà, è accaduta a qualche centinaio di chilometri da casa nostra, a dei nostri amici magari, conoscenti che stanno lì, parenti, Dio sa se non l'abbiamo scampata bella noi. Ora abbiamo l'obbligo, la responsabilità morale di far sì che quello che non è accaduto finora non accada ora. E ahimè, io ho questo compito e voglio svolgerlo ragionando. Non mi voglio far portare dal vento che tira in questo momento. Certo, ripeto, c'è bisogno, certo c'è bisogno di aprire. Per l'amor del cielo, lo so, ho anch'io un'attività. C'è bisogno assolutamente. Sapete perché noi abbiamo l'esigenza di aprire? Perché ahimè, e non voglio dare colpe a questo governo in questo, perché sarei un ingeneroso, perché non abbiamo la forza economica come Stato, perché siamo pieni di debiti, e questa è una cosa che viene da 30-40 anni fa, chiaramente no, non abbiamo la forza economica di dire, che ne so, a quello che fa il mercato, piuttosto a quello che ha il bar, piuttosto che a quello che ha il ristorante, tu non ti devi preoccupare perché questi sono i soldi per te e campa con la tua famiglia, statti tranquillo,
ma qui deve passare la cosa, la fase più brutta prima che si può pensare di riaprire. Noi non abbiamo la capacità economica come Stato di fare questo. E allora lo Stato, per evitare delle tensioni sociali, per evitare dei subbugli, per evitare delle rivolte, è costretto a riaprire, pur sapendo che quelle riaperture provocheranno dei morti, è inevitabile. Non ha la forza il nostro Stato. E attenzione, insisto su questo, ripeto, perché voglio essere onesto intellettualmente. Dare oggi la responsabilità a chi governa oggi è ingeneroso. Questi sono i danni prodotti da anni e anni e anni di mala politica. Non è che chi si trova la croce adesso è irresponsabile, pur avendo mille dubbi sull'operato in questo caso e su questa gestione di questo governo. Non uno mille, ma questo onestamente, per onestà intellettuale, non posso addebitarlo a loro. Perché se noi non avessimo avuto tutto quel debito pubblico, e beh, probabilmente avremmo potuto, magari, ecco, come in Germania, prendere un po' di soldini, non le 600 euro, ma un po' di soldini seri, e dare a chi lì ha dovuto, è stato costretto a chiudere, il sostegno serio. Noi non ce l'abbiamo questa possibilità. E allora si è costretti, però mi dispiace, non lo si sta facendo nel miglior modo possibile, non si gestisce al meglio, no. Anche la riapertura extraregionale, quella di cui mi sono fatto, come dire, richiedente io nei giorni scorsi, ho detto c'è gente, attenzione, che è rimasta fuori e che non sa più come fare e che deve tornare. Bene, dopo che sono rimasti abbandonati lì per qualche mese, finalmente si sono accorti che c'era un problema. Però non è stato gestito bene quel problema. Non puoi dire semplicemente che è possibile adesso fare rientro a casa per chi ha una residenza in un posto diverso, punto. No, devono osservare una stretta e rigida quarantena e la devono osservare possibilmente al di fuori della famiglia. E chi si deve fare carico di questo costo? È lo Stato. Perché gestirà questo flusso? Perché programmerà questo flusso? Perché governerà questo flusso? Perché se un flusso del genere tu non lo governi, lo subisci, te li ritroverai sul tuo territorio e magari saranno o infetti o asintomatici che ti combineranno l'ira di Dio. E anche dal punto di vista economico, non voglio ripetere sempre le stesse cose, una persona in un albergo costa 100 volte meno di una persona in ospedale e quindi c'è anche una convenienza economica. Però non si fa. Sapete perché non si fa? Manco quella? Non ci pensano secondo voi? No, ci pensano. Devono arrivare all'immunità di gregge. Gradualmente, adesso ci sono 4-5 mila posti in ospedale? Bene, si riapre. Se si dovessero, e accadrà secondo me, ripeto, spero di essere smentito, ma ahimè temo di no, se si dovessero riempire quelli, chiudono un'altra volta. Poi lo fanno svuotare di nuovo e poi lo riempiono un'altra volta, fino a che non si è giunti alla immunizzazione di gregge, quello che praticamente Premier inglese Boris Johnson, per il quale stava per essere messo in croce per il fatto probabilmente che lo ha esplicitato e gli hanno messo in bocca parole anche non proprio sue, teorizzava. Da noi lo si vuol fare in maniera più, come dire, controllata. A me dispiace, non piace questa cosa qua, soprattutto alla luce del fatto che, ripeto, probabilmente di qui a qualche mese
Si prospetta, da quello che dicono, non dei millantatori, ma degli scienziati, la possibilità di avere il vaccino. E se dovesse accadere che muoiono migliaia di persone e magari dopo 2 mesi o 3 mesi viene fuori il vaccino, beh, io non vorrei essere uno di quelli che si deve piangere un proprio defunto, anzi, manco se lo piange. Perché, oddio, adesso, viva Dio, è stata cambiata quella cosa che non si poteva fare il funerale, manco, che ne so, lo stretto nucleo familiare, viva Dio, almeno quello è possibile oggi. Io non voglio essere tra quelli e non voglio che nemmeno uno di voi debba essere tra quelli. E tutto quello che è in mio potere io farò per evitare a ognuno di voi che possa accadere una cosa del genere, per quelle che sono le mie competenze. Ho l'obbligo.